Cari amici di Valdo TV, ben ritrovati. Oggi ci troviamo a Castione, in provincia di Belluno, presso la Biofattoria Sociale Badilet, che è diventato centro operativo e gestionale di importanti progetti di sviluppo del territorio e anche della rinascita della Via della Seta. A 50 anni dall'effettivo abbandono nel nostro territorio della gessocoltura, il panorama si reinverdisce e la bachicoltura prende spazio nei più innovativi settori. In questo viaggio alla scoperta della gesso e bachicoltura ci accompagna Angelo Paganin. Buongiorno Angelo. Buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti. Che è il coordinatore della cooperativa sociale Cantiere della Provvidenza, SPA, Società Persona Ambiente. Ecco, anzitutto raccontaci un pochettino quali sono i principi base di questo cantiere della persona, della società e dell'ambiente. Beh, la nostra cooperativa sociale nasce 4 anni fa con lo scopo, proprio come lo dice il nome, Cantiere della Provvidenza Società Persona Ambiente, per intervenire, nel modificare e cercare di intervenire a favore della società, puntando soprattutto sulle persone, quindi valorizzando le persone, ma salvaguardando anche l'ambiente, perché è il guscio nel quale noi viviamo. Se l'ambiente non è sano, ovviamente anche le persone vivono male. Quindi da 4 anni interveniamo su diversi settori per dare delle risposte di occupazione per giovani, persone fuoriuscite dal mercato di lavoro che hanno bisogno di essere accompagnate, ma anche per intraprendere strade anche innovative come quella della gessi bachicoltura. Infatti raccontaci un pochettino questo spostamento, questa nuova apertura verso il cantiere del Baco. Sì, è uno dei nostri cantieri, ogni nostra iniziativa imprenditoriale si chiama cantiere. Cantiere del Baco nasce 4 anni fa, ma anzi prima ancora, quando nel momento in cui avevamo deciso di costituirci aveva fatto un'indagine di mercato di quale poteva essere un'area di intervento che poteva avere degli sviluppi economici ma che poteva anche dare un senso al nostro operare. Sapendo che il Baco è un sensore della qualità ambientale e quindi lui mangia solo le foglie di gelso, però se il gelso è inquinato lui non fila il bozzolo. Quindi questo per noi è stato importante, per una provincia come la nostra che sta puntando a una biodiversità, a una cultura dell'ambiente sano. E questo è stato uno dei motivi. L'altro, il secondo motivo è stato quello economico. Abbiamo fatto un'indagine di mercato, come dicevo, che prevede che oggigiorno il Baco non deve più essere associato come una volta solo al mondo del tessile, ma tutta una serie di altre gamme, possibilità di fornire il prodotto, per cui la gessi bachicoltura rientra nel concetto di economia circolare, per cui niente viene buttato, come il maiale si diceva una volta, no? E anche il Baco da seta e tutti i suoi prodotti rientrano in questo concetto. Quindi abbiamo intrapreso un percorso e strada facendo abbiamo trovato altre persone che contestualmente a noi, parallelamente a noi, stavano facendo la stessa strada e ci siamo incrociati per creare questo progetto che si chiama La Rinascita della Via della Seta partendo dal Veneto e che ha dei partner industriali, dei partner scientifici e dei partner altri imprenditori agricoli. Da dove parte questa idea e questa iniziativa, Angelo? Ma appunto con questi presupposti scientifici, di mercato eccetera, abbiamo voluto sperimentarci perché dovevamo passare dalla teoria alla pratica. Quindi nel 2013, anno della nostra fondazione, abbiamo iniziato con sperimentarci. Quindi abbiamo fatto un censimento dei bacchi, delle piante di gelso della destra Piave tra Sospirolo e Santa Giustina Feltre e chiedendo ai proprietari di prestarci le piante, le foglie delle piante nel momento in cui abbiamo fatto il primo allevamento di un 20.000 bacchi che sarebbe un telaino in una zona di Santa Giustina e abbiamo visto che riuscivamo a fare il lavoro grazie anche al supporto del CREA API di Padova, che è l'unico ente in Europa depositario della cultura della gessi bachicoltura che non ha mai abbandonata. Lì ci sono depositate le 200 razze, le uova di 200 razze di bacchi da seta, anche un impianto di gelsetto, quindi tutta la consulenza per chi vuole ripartire. Abbiamo fatto il primo allevamento e abbiamo visto che ha funzionato. Dei giovani hanno imparato il mestiere e così l'abbiamo fatto nel 2013, 14, 15 e 16. E ogni anno abbiamo inserito delle innovazioni. Per esempio nel 2015-2016 abbiamo inserito anche una persona con disabilità intellettiva nel nostro percorso di formazione, un ragazzo autistico che ha portato anche alla realizzazione di una tesi di ricerca su questo aspetto. Il fatto che io mi prendo cura dei bacchi che vanno seguiti
che devono essere alimentati 3 volte al giorno, che vanno puliti 1 volta al giorno, che vanno accompagnati nella crescita perché mangiano tantissime foglie man mano che crescono. Siamo arrivati alla sperimentazione del 2017, dove per la prima volta abbiamo utilizzato le foglie del gelseto, che grazie a Veneto Agricoltura è stato impiantato nell'ottobre del 2014 in località Vigliago, dove c'è l'azienda agricola della regione. Quindi quest'anno abbiamo utilizzato per la prima volta le foglie del gelseto intensivo, sono 2100 piante, e dall'altra parte abbiamo fatto un altro tipo di sperimentazione, che è stata quella di allevare un ibrido cinese e uno giapponese per poi portarli all'incrocio e fare le uova che creano questo polibrido, che è quello più importante perché è molto resistente, e nel bozzolo ci sono quasi 2500-3000 metri di filo. L'altra sperimentazione che abbiamo fatto è stata quella di allevare parallelamente dei bachi a foglia, altri dieta, che è questa dieta particolare che è stata brevettata e creata dal CREAPI di Padova, quindi dieta fino alla terza età e poi foglia, e dei bachi soltanto a dieta. Adesso stiamo facendo le analisi per vedere la qualità del bozzolo, la qualità della sericina e della fibrina, che sono le due componenti proteiche all'interno del bozzolo, per vedere quale forma può essere più utile dal punto di vista del mercato. Prima di dirci i papabili utilizzi della seta, vuoi raccontarci un pochettino dell'età, delle fasi di sviluppo del baco da seta? Sì, questa è una cosa anche molto interessante, perché ci si rende conto di come questo insetto voracissimo cresce in un mese di attività. Praticamente le età larvali sono 5, quindi si passa dalla schiusura delle uova alla quinta età. In questo passaggio ci sono 4 mute, quindi, e ad ogni muta c'è un riposo, e quindi chi alleva deve essere attento cogliere quando il baco non deve più mangiare, e che cresce praticamente il baco in 28 giorni di 8000 volte il suo peso e 9000 volte le sue dimensioni. Per dare un'idea, 20000 bachi mangiano in terza età tutti assieme circa 450 grammi di foglie al giorno, quindi che vanno sminuzzate quando sono più piccoli, date le foglie più tenere, eccetera. In quinta età, quindi nell'ultima fase prima che salgono a bosco, questi 20000 bachi mangiano tutti assieme 60 kg di foglie al giorno, quindi dalle piccole foglie che si danno sminuzzate alla fine si impongono i rami sopra il pezzone dove loro crescono prima di salire a bosco. La nostra cooperativa, ovviamente, nel campo verde, oltre ad impegnarsi nel cantiere del Baco, quindi con lo sviluppo della gessibachicoltura, dal 2015 ha deciso di intervenire proprio nel campo verde vero e proprio, creando anche l'azienda agricola Cantiere Verde, che poi fa parte della rete di imprese, delle aziende agricole che si occupano anche di gessibachicoltura del Veneto, e siamo 8 aziende. Ecco, volevo anche dire che è fondamentale nella gessibachicoltura il fatto che 3 sono le componenti che devono stare in piedi per creare un mercato. Da un lato degli allevatori che credano in questo tipo di attività e quindi che vogliono investirsi, perché impiantare un gelseto vuol dire investire almeno 3-4 anni, in pianura molto più facile che qui in montagna. Quindi di allevatori che vedono in questo un fattore economico integrativo della propria attività, come era una volta. Il primo denaro cash che entrava nelle case dei nostri contadini negli anni 50-60 era quello della gessibachicoltura. Dall'altra parte ci deve essere una rete di industriali che crede in questo tipo di sviluppo, perché il nostro obiettivo è di creare il 100% made in Italy, quindi in una filiera tracciata abbiamo creato un disciplinare che si vada a verificare anche il come si fa la coltivazione del gelso, come si alleva, e soprattutto per questo progetto si chiama Seta Etica, proprio anche il come vengono remunerate le persone, come vengono inserite nel mondo del mercato, mentre la rete di impresa agricola di queste aziende, 8 aziende, si chiama Setica, perché la seta etica, la setica, questo aspetto per noi è molto importante. Poi ovviamente il terzo perno qual è? È quello del CREAPI di Padova, cioè questo ente che è l'unico in Europa depositario di quello che è il seme bachi, cioè il patrimonio genetico dei bachi da seta. È un ente che è in crisi, che va salvaguardato, che purtroppo la politica italiana non ha saputo mantenere. Noi come realtà agricole e anche quelle industriali stiamo cercando di sostenere, perché lì ci invidiano in tutto il mondo un ente che qui in Italia rischia di disperdersi per banalità di l'edificio appartiene all'amministrazione provinciale di Padova, chiede l'affitto, non ci sono i soldi per la ricerca, eccetera. Quindi stiamo puntando tutti per salvaguardare questo ente. Un progetto che passa quindi anche per la conoscenza, per la cultura del baco da seta e della gelsocultura.
Senza dubbio, per noi è molto importante creare sensibilizzazione, che è quello che dicevo prima, di promuovere una cultura di un ambiente sano, perché se noi persone non andiamo a verificare cosa produciamo, cosa mangiamo, eccetera, allora abbiamo creato Baco tra i banchi, che è un progetto che va nelle scuole e che insegna ai bambini, abbiamo creato anche la carta d'identità del Baco da Seta, insegna ai bambini proprio facendo dei collegamenti, il collegamento del Baco da Seta, la sua cura, il suo allevamento, rispetto anche alla salvaguardia dell'ambiente, come dicevo prima, no? Come sensore della qualità ambientale. Poi ovviamente la nostra azienda si sta estendendo in altri prodotti, quindi abbiamo le confetture con le mele e pere biologiche di Veneto Agricoltura, di Vigliago, che noi abbiamo trasformato e abbiamo lanciato il prodotto. E poi abbiamo ovviamente i fagioli di Lamon, che nella nostra azienda qui stanno dando un ottimo lavoro alle persone in cerca di occupazione, ma soprattutto è una fonte di reddito per noi. Quindi queste sono un po' le nostre attività, al di là di quelle del nostro locale. Abbiamo un ristorantino che si chiama Cantiere del Gusto, dove i nostri prodotti dell'orto sono la base dei nostri piatti un po' originali. Abbiamo creato il kebab bellunese, il kebab pastin che formai, e altri prodotti che vogliono salvaguardare e promuovere i prodotti locali. Passa quindi per l'agricoltura un progetto che guarda al futuro. Sì, beh, per noi è importante guardare al presente e al futuro, ovviamente, non solo per noi ma per le generazioni future, quindi cercare di essere promotori di occupazione per i giovani, se credono in quello che noi stiamo realizzando e che vogliono spendersi in prima persona. Ai nostri collaboratori chiediamo corresponsabilizzazione, responsabilità e partecipazione, non il dipendente che aspetta la paga del fine del mese, ma anche le persone che non hanno più fiducia nel mondo del lavoro, state dismesse, fuoriuscite dal mercato del lavoro, che non hanno più fiducia. Noi in un'attività di accompagnamento, di supporto, di guida, stiamo vedendo dei risultati incredibili con persone che non avevano più pensato di essere protagoniste di un lavoro di qualità, tipo abbiamo un cantiere edile di manutenzioni del verde, e vediamo che queste persone poi danno il massimo proprio perché si sentono seguite e non abbandonate. Una Belluno sociale territoriale, dove seguirvi? Beh, noi siamo, come tutte le realtà oggigiorno, legati al mondo di internet. Abbiamo un sito www.cantieredellaprovidenza.com con Facebook, eccetera, di modo che le persone possano aggiornarsi. Abbiamo un blog apposito, il Cantiere del Baco. Chi vuole può iscriversi alla newsletter che mensilmente viene realizzata dal mio collega Eric van Mankhoven, di modo che uno possa essere aggiornato sulle novità nel settore della gelsibacchicoltura, gli sviluppi del mercato e quello che invece la nostra cooperativa fa nei diversi cantieri. Società, persona, ambiente. E quali sono i progetti per il futuro e le idee che avete intenzione di installare nel nostro territorio? Beh, nel campo della gelsibacchicoltura noi abbiamo intenzione adesso di uscire dalla precarietà, nel senso che gli allevamenti fatti in questi anni sono sempre stati in edifici che abbiamo riadattato per lo scopo, non nostri, presi in affitto, noleggio, che ci sono stati anche prestati. Adesso con il gelsetto di Vigliago il nostro obiettivo è di creare un impianto dove ci sarà la parte legata all'allevamento delle uova, per poi dare allevare i bachi fino alla seconda, terza età, e poi dare agli agricoltori che vogliono seguirci in questa strada i bachi in terza età per poi loro allevarli fino alla quinta età, andare a bosco, fare il bozzolo e dopo noi prendere e trasformare il bozzolo. Questo è il sogno per quel che riguarda la parte più importante della gelsibacchicoltura, ma vorremmo anche investire e trovare delle persone interessate ad investirsi in creare dei prodotti di artigianato. Abbiamo visto delle cose incredibili fatte anche in Svizzera, che con il bozzolo tagliato si fa un lumicino, eccetera, e vedere chi possa prendersi un telaio e cominciare a fare dei capi, dei prodotti di artigianato di altissima qualità, per cui si impara un mestiere e questo mestiere può essere all'interno della cooperativa o in proprio un punto di partenza per una nuova occupazione. Parliamo ora delle applicazioni del prodotto finito. Sì, possiamo dire che il prodotto finito tradizionale è quello della seta, e quindi qui abbiamo dei prodotti proprio di questa rete di imprese, delle aziende tessili del Trevigiano che si chiama Venice Textile, sono tutte aziende venete che hanno una qualità incredibile, quindi il tessile ovviamente rimane uno dei mercati. Però in questi ultimi anni fautore della rinascita della via della seta in Italia è un'azienda orafa, l'azienda dorica di Nove Vicentino, che ha lanciato i gioielli in oro e seta e soprattutto in questo ultimo mese i vestiti in seta e oro, con uno stilista giovane, Zambelli, che ha creato questi modelli e che sono stati presentati a Milano.
Praticamente l'azienda Orafa è stata anche fautrice non solo della rinascita e quindi è capofila del nostro progetto La Rinascita della Via della Seta, ma è anche quella che ha messo in moto e ripristinato l'unica filandina funzionante in Europa. Una filandina che era in un magazzino a Castelfranco Veneto, che l'azienda ha rimesso in moto, ha portato all'interno della sua azienda, e questa è la cosa incredibile, un'azienda Orafa che si è trasformata anche in capofila della Gelsib Agricoltura, e quindi dentro l'azienda c'è la filandina, i loro dipendenti si sono trasformati anche in esperti in Gelsib Agricoltura per valutare la qualità del bozzolo, grazie al supporto anche di altre ditte specializzate nel settore tipo Ungetta di Ponte di Piave, ma soprattutto hanno visto che la qualità del filo filato è ottima, addirittura qualità A6, che è il massimo della qualità che si può avere nell'analisi della qualità della seta, che è questa è proprio la nostra prima, con i nostri primi bozzoli che abbiamo prodotto nel 2014. Ovviamente non solo questi sono gli sbocchi, quindi l'alta moda, Masso è con il mondo dell'oreficeria e dell'abbigliamento, ma con i bozzoli essiccati e tagliati c'è un prodotto farmaceutico nuovo, che è questo, lo scrub del viso, che permette la pulizia del viso da parte di estetiste, di persone singole che lo vogliono comprare. Questa è anche un'attività che ha svolto la nostra cooperativa tagliando i bozzoli. Poi c'è tutto il mondo biomedicale attraverso la realizzazione di garze, di altri materiali che vanno a curare la malattia della pelle, quindi creme dal punto di vista della cosmesi, e poi il mondo della mangimistica, perché le crisalide essiccate sono altamente proteiche e vengono usate nel mondo della mangimistica. In altri paesi del mondo le crisalidi vengono utilizzate anche come alimentazione. Sappiamo che il futuro, rispetto al depauperamento dell'ambiente, eccetera, l'insetto sarà uno degli ambiti in cui si dovrà ragionare come alimentazione. Nei paesi dell'estremo oriente, del vicino oriente, si fa l'olio di crisalide, che veniva fatto anche nel nostro paese agli inizi del Novecento, e l'olio di crisalide è altamente proteico e viene usato come integratore alimentare. Quindi anche l'Unione Europea si sta modificando la propria legislazione perché possa essere utilizzato l'olio di crisalide e la crisalide essiccata come alimentazione per le persone. Ovviamente c'è anche l'utilizzo nel mondo della medicina, nella chirurgia, il filo di sutura, che è biodegradabile, viene utilizzato il filo di seta, e altri sviluppi che scientisti stanno studiando. Quali sono le forze che sono state messe in campo per la realizzazione di questo progetto territoriale? Beh, sicuramente da soli non si andrebbe da nessuna parte. Noi come realtà imprenditoriale da subito abbiamo iniziato a lavorare in rete. Quindi partner è fondamentale in tutti questi anni per sostenere l'attività della Gelsib Agricoltura nel nostro territorio, oltre al nostro autoinvestimento, è stato il BIM Consorzio dei Comuni del Piave, che da subito ha creduto in questa possibilità di sviluppo, anche pensando alla salvaguardia dell'ambiente. Poi ovviamente c'è Veneto Agricoltura, che sta seguendo con noi, e il gelseto afferisce nei loro terreni a Vigliago, e ovviamente il CREA, che dà il supporto scientifico e tecnico. Senza il CREA nessuno andrebbe da nessuna parte nella Gelsib Agricoltura. Questo ha permesso di creare questo progetto di reti innovativi con il progetto Seta Etica, che ci ha permesso anche di vincere un premio a livello internazionale finanziato dalla Commissione Europea a livello internazionale, e ovviamente la nascita della rete di imprese agricole Gelsib Agricoltura Setica, che è il primo fulcro di imprese agricole che stanno credendo di lavorare insieme. E voi sapete che nel Veneto è difficile lavorare insieme, superare le gelosie, ma soltanto lavorando insieme si riuscirà a raggiungere gli obiettivi di questo progetto. Una Belluno in evoluzione, una provincia che si innova attraverso anche una filiera moderna, 100% etica, 100% sociale, 100% made in Italy. Arrivederci al prossimo servizio.